Vai. Benvenuti nella cucina di Giulia. Oggi siamo a Oleggio, fantastico paese vicino a Novara. Oggi prepareremo le roll eggs. Vediamo come si preparano. Prendiamo già della cipolla che ho già tagliato finemente a julienne fin 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 fin. Abbiamo sottofondo le Spice Girls, alright? Adesso andiamo a prendere il cucumber, cetriolo, e lo tagliamo prima a metà così, poi lo prendiamo a metà, ne prendo uno, e me lo taglio piano piano, non mi voglio tagliare le dita, e lo tagliamo fine fine, slowly, slowly, dolcemente, e il tuo coltello non taglia neanche se volessi tagliare, come la signorina Giulia in cucina ha degli attrezzi molto rudimentali. E devo fare come le attraversate del Niagara per tagliare. Sembra che c'è una motosega ferma per tagliare il suo cucumber. Vi ricordo che il cucumber è molto amato per il gin tonic Hendrix. Ma che profumo! Ma che sapore! Puoi tagliare il suo video, per favore. Siamo ritornati in cucina di Giulia e ritorniamo a preparare le eggs rolls, come si chiama? Piatto tipico indiano. Allora, abbiamo tagliato le cipolle a giugno, i cucumber a fettine. Adesso andiamo a tagliare il peperoncino. Io direi metà perché a me non piace tanto. Mettiamo la cipolla e tagliamo finemente, finemente anche questo con il coltello magico di Giulia. Finemente, finemente. Guardate come taglia bene questo coltello. Sembra un coltello magico. Un blade lì. Così. Direi basta. Abbiamo la farina che è qua. Puoi zoomare, signora Giulia, grazie. La farina, abbiamo la farina, bene. Farina, vicino qua. E poi lo devo fare, non lo so. Le uova, the eggs, important. Importanti le uova. Le mettiamo qua anche queste. E abbiamo anche l'impasta. Il ketchup, ti puoi anche autoinquadrare, però sembra che sono un cretino che faccio il video da solo. Ti auto proprio. Ah, andiamo con la stesura della pallina. Vi ricordo, per non ridere, che questa è una sfera. Vedete? Io faccio così, esce la sfera. Ma attenzione, le sfere di Giulia, quando lei gira così, vengono fuori così. E io, Giulia, non è una sfera questa, è una sfera. È così, quindi. Ad ogni modo, Giulia, le sue palle sono un po' strane. Le palle di Giulia sono un po' strane. Andiamo a stendere delicatamente. Un po' a stendere. Stendiamo un vero bitone. Get that away. Abbiamo anche i Backstreet Boys come sottofondo. Dovrebbe venire bella larga, ma qua sta venendo una ciofeca. Verranno un po', mi verranno. Però non l'abbiamo neanche messa molto a freddo, mi è rimasta un po' di farina sopra. Cosa che è? Un po' di olio, forse? No, farina ci vorrebbe, però io le stendo senza farina, vabbè. Si rimane attaccato. Sono Salvatore Fanni, sono Gianino Cat, vabbè, i miei nomi sono Deve venire così. Mario, Non è che venga un po' più. Ah, benissimo! Sta venendo molto bene. Guardate, no, 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 no. Tutto quest'acqua qua sta venendo su. Dai, metti a fuoco il fuoco. Accendi il fuoco. È finita la stesura. No, no, ma tu intanto vai che intanto accendiamo anche il fuoco mentre stendo la pota. Siamo arrivati alla cottura, abbiamo messo il nostro impasto di farina. L'altro, abbiamo messo l'ovetto, vedete? È venuta una specie di malangi. E adesso andrò a girarlo. Come va? Bellissimo, 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 è già andato anche bene. Prima è andato bene. Guardate come è venuta bene, attenzione. O forse. Fantastica. Fantastica. Preparazione fatta ad hoc. A hoc d'hoc. Quindi Quindi vediamo che questo impasto è molto sottile, vedete, inquadra qua, sottilissimo, viene cotto con olio. Poi cotto da una parte, girato e messo con un po' di uovo, e facciamo una frittatina così frufru. Se la cuociamo bene sul lato, guardiamo che sia cotta bene. perfetto. E diciamo che è così pronta, ancora un attimino.
e poi la giriamo e la lasciamo riposare. Buonissimo! È buonissimo!